Dottor Faramo, allora la situazione penitenziaria e detentiva in Sicilia in questo momento, c'è carenza di personale carcerario o c'è soprattutto un problema di sovraffollamento dei carceri? Sì, sì, come già lei ha detto, appunto in questo momento la situazione è caratterizzata dal forte sovraffollamento dei detenuti, 8.000 detenuti circa, e dalla carenza dell'organico del personale di polizia penitenziaria che è attorno al 10%. Abbiamo quindi una carenza di circa 500 unità di personale di polizia penitenziaria. Ovviamente questo ci costringe a svolgere i nostri compiti istituzionali con qualche affanno. In questo senso incide e pesa su queste problematiche anche il momento difficile dello Stato? Beh, se lei si riferisce all'aspetto economico, certo, sicuramente, perché è notorio che in questo momento c'è una contrazione, una forte contrazione delle risorse a disposizione e quindi questo comporta una carenza di mezzi che, unita alla carenza di personale, aggrava la situazione gestionale. Ecco, lei sottolineava poc'anzi anche l'aspetto della riabilitazione che mediaticamente molto spesso viene poco o nulla fuori a mezzo stampa. Sì, perché veda, ripeto, gli episodi positivi, che poi sono quasi tutti, non vengono agli onori della cronaca. Quello che viene agli onori della cronaca è quando un detenuto che svolge, che sconta la sua pena fuori dal carcere in tutto o in parte, ritorna a delinquere e quindi si segnala agli onori della cronaca, e allora scatta il meccanismo: se uno ha sbagliato tutti possono sbagliare o tutti sbagliano e allora mandiamo tutti in carcere. È un meccanismo che non è accettabile perché, come dicevo, la percentuale di coloro che non si comportano bene è inferiore all'1%, di gran lunga inferiore all'1%. Ecco, lei in prospettiva è più ottimista o magari pessimista su queste problematiche? No, io sono ottimista perché da questa crisi, come ci viene detto agli economisti, usciremo, prima o poi usciremo, e uscendo da questa crisi, diciamo, economica, che, bene dirlo, non investe solo l'Italia, investe quasi tutti i paesi dell'Occidente, quando usciremo da questa crisi riavremo a disposizione più mezzi, avremo la possibilità eventualmente di assumere più personale, nel contempo andranno a regime tutte le misure deflattive del carcere che si stanno in questo momento, diciamo, sperimentando, e allora sicuramente la situazione migliorerà.